il bilaterale italo-armeno è quell'esemplare bilaterale che capitalizza su una condivisione valoriale e coincidenza di interessi. Appunto, come lei accennava, i rapporti italo-armeni hanno 22 secoli di storia. La prima comunità armena viene ricordata a Roma appunto nel secondo secolo avanti Cristo, e da lì sono continue interazioni virtuose di tipo commerciale, culturale, economico, perché no, anche di contaminazione di dottrine politiche. Mi viene in mente l'esperienza della Pentapoli per poi arrivare al periodo delle crociate, ma allo stesso tempo a quelle realtà monastiche armene sulla penisola, per poi naturalmente passare per la battaglia di Lepanto. Ecco, il genio militare veneziano includeva molti ingegneri armeni, quindi sono momenti determinanti, cruciali per l'Europa come la conosciamo oggi. Naturalmente non è assolutamente da dimenticare il periodo del risorgimento italiano che ha ispirato quello armeno. Ecco, il pensiero di Mazzini e Garibaldi viene insegnato nelle scuole medie armene. Di conseguenza noi appunto, forti di questa storia particolare, molto inclusiva, di secoli di interazione, oggi stiamo costruendo il bilaterale appunto dal punto di vista istituzionale. L'Armenia ha una storia, il popolo armeno, di 3.000 anni. L'esperienza repubblicana invece è di 23, e di conseguenza appunto capitalizzando su questo che stiamo costruendo uno Stato moderno. Dalla nostra prospettiva, o almeno per la mia generazione, è quello scopo, quel compito di realizzare un qualcosa che per gli ultimi 6 secoli è stata un'utopia, no? La costruzione dello Stato. Certo è che la comunità armena in Italia è una di quelle comunità che sono davvero casi esemplari di integrazione. Oggi è un tema così presente, no, nel dibattito pubblico europeo, italiano in particolare. Bene, gli armeni che giungevano in Italia durante tutti questi secoli, da un lato erano portatori di un sapere e di un know-how, di interazioni, di operazioni economico-commerciali, ma appunto anche culturali, con una parte del mondo che altrimenti era poco raggiungibile, parlo dell'Oriente. E questa è stata la vocazione davvero dell'azione, del contributo del mio popolo alla storia europea, quella di, se volete, finestra, di specchio e di ponte fra l'Oriente e l'Occidente. E questo ci determina e ci condiziona, ma ci guida anche oggi. La comunità armena in Italia è certamente un vettore, un contributore, un contribuente piuttosto importante nel nostro bilaterale. Ma prima di tutto gli armeni in Italia sono dei cittadini italiani, sono dei bravi cittadini italiani, che con il loro operato quotidiano si contribuiscono all'Italia come la conosciamo oggi, ma allo stesso tempo sono alleati dell'Italia e dell'Armenia nella ricostituzione di un bilaterale solido e virtuoso. Bene, la sua domanda ha colto l'essenza della nostra azione. Dal primo giorno dell'indipendenza dell'Armenia, e l'indipendenza dell'Armenia non è stata scontata, è stata cercata, combattuta, fatta di dissidenza durante il periodo sovietico. Bene, nei primi giorni dopo la dichiarazione di indipendenza, quando la prerogativa del momento era la stesura di una dottrina di politica estera, bene, noi, come dicevo prima, proprio forti di questa nostra consapevolezza di mediatori fra l'Oriente e l'Occidente, allo stesso tempo contribuenti dell'Oriente e dell'Occidente, abbiamo scelto il concetto della complementarietà come pilastro della nostra politica estera. Ed è una garanzia per la nostra sicurezza anche il concetto della complementarietà. Purtroppo nella storia e nella geografia sono delle variabili, e noi abbiamo ereditato
rappresentato non poco in termini di esternalità negative della storia e della geografia della regione di cui facciamo parte. E di conseguenza in termini piuttosto fattivi, io farei alcuni esempi. Se da un lato l'Armenia, per garantire la propria sicurezza fisica, fa parte del trattato per la mutua difesa del CSTO con la Federazione Russa e ad alcuni altri paesi dell'ex area sovietica, allo stesso tempo è stato fra i casi esemplari nella cooperazione con la NATO per ciò che concerne le riforme delle forze armate. Allo stesso tempo un contribuente, proprio dalle prime fasi delle missioni NATO in Kosovo, Afghanistan, nella coalizione in Iraq. Noi stiamo per inviare un contingente armeno e questo è uno appunto dei risultati appunto di quella coincidenza di intenti e condivisione valoriale con l'Italia. Appunto stiamo inviando un contingente armeno di peacekeepers nella missione UNIFIL nel Libano del Sud sotto guida e comando italiano. In altri termini, un'azione, la nostra, basata appunto sul concetto della complementarietà. E guidati appunto da questo vettore, noi, come lei ben sa, alla fine di luglio del 2013 concludemmo un lungo negoziato piuttosto virtuoso con l'Unione Europea su un accordo di associazione, molto importante per noi, un negoziato che nel suo procedere generava riforme importanti in Armenia. Quello è stato il momento in cui abbiamo dichiarato, all'inizio di settembre del 2013, la nostra volontà di negoziare anche un accordo di adesione con l'allora Unione Doganale, che si è tramutata nel frattempo in Unione Euroasiatica, e anche questo era generato dai nostri interessi primari, cioè di mercato, di esportazioni. L'accordo di adesione all'Unione Euroasiatica dovrebbe essere ratificato entro dicembre di quest'anno e di conseguenza si prevede la nostra adesione all'accordo di fondazione dell'Unione Euroasiatica per il gennaio. Certo, questo ci pone in una condizione di avere un accesso piuttosto facilitato, evitando dazi e ostacoli non tariffari verso un mercato di circa 200 milioni di consumatori. Ma allo stesso tempo l'Armenia ha negoziato circa 900 eccezioni di tipologie di merci nel suo rapporto con l'Unione Eurasiatica, eccezioni appunto da aumenti di dazi in entrata, e di conseguenza questa sarà in qualche modo la base su cui in termini tecnici i decisori e i regolatori economici rilanceranno con l'Unione Europea. Quel accordo di associazione che era stato negoziato con l'Unione Europea, i cui negoziati si erano conclusi nel luglio dell'anno scorso, bene, a partire dalla fine di ottobre sono in corso consultazioni, brainstorming fra l'Armenia e l'Unione Europea in modo da rilanciare fondamentalmente e portare a termine il nostro rapporto con l'Unione Europea basato su nuove basi legali. Questa, ripeto, è la nostra identità, è l'essenza del nostro ruolo nella storia. Appunto la nostra identità, che è un'identità europea non soltanto in termini di ricezione di principi europei, ma in termini di concorso appunto nella formazione di quell'Europa che conosciamo oggi. In altri termini, questo che è un processo, che sono due processi, due mega processi di integrazione regionale, ha il potenziale di appunto di determinare un'eccezione a quella che è l'attualità, che è fatta di linee divisorie che si rimpongono
pericolosamente sul continente europeo, io direi sul continente euroasiatico. La nostra azione vuole essere appunto un'azione diretta, esattamente al contrario, quella di creare ponti, quella di diventare uno snodo. Non è un conflitto religioso, non è neanche un conflitto per risorse. È quello che la letteratura accademica viene definito un conflitto etnico puro. La regione storicamente armena viene trasferita da Stalin, che nel 1923 era commissario per le nazionalità, all'Azerbaigian. Etnicamente diverso, in termini religiosi diverso, certo è che insomma, la componente religiosa era relativa durante l'Unione Sovietica, ma non tanto nelle periferie dell'Unione Sovietica. Negli anni Ottanta, con l'avvento di glasnost e perestroika, cioè di una maggiore trasparenza e una relativa libertà di opinione in Unione Sovietica, emerge un movimento che rivendica maggiori autonomie culturali nel Nagorno-Karabakh, la cui popolazione per l'87% appunto era etnicamente armena. Mentre Mosca taceva, la risposta azera erano pogrom contro gli armeni. Bene, alla fine del Novecento in qualche modo riemergeva lo spettro del genocidio con cui il popolo armeno ha iniziato il Novecento. Di conseguenza l'Azerbaigian perdeva appunto, se volete, quel diritto morale di governare, proprio perché aveva utilizzato lo strumento coercitivo, i pogrom, i massacri in massa degli armeni. Il Novecento poi è caratterizzato, ecco lei converrà, no? Con quelle notti dei lunghi coltelli in cui in qualche modo i nazionalisti insieme alle forze dell'ordine passavano di casa in casa, segnalavano le case degli armeni residenti in Azerbaigian, ed erano atti poi proseguiti da massacri, violenze e uccisioni. La risposta a quel punto delle autorità del Nagorno-Karabakh, accordo e nel quadro della Costituzione vigente allora dell'Unione Sovietica, era appunto quella dell'esercizio del diritto di autodeterminazione. Le autorità del Nagorno-Karabakh lo fanno in modo esemplare seguendo appunto la Costituzione vigente attraverso una dichiarazione di indipendenza e un referendum. La risposta azera è invasione. E siamo ancora nell'Unione Sovietica rimaniamo increduli da una risposta così massiccia e così violenta. Noi, così come l'Occidente, alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90. Nel frattempo l'Unione Sovietica si sgretola e il conflitto diventa ancora più vasto. L'Armenia partecipa in termini di supporto economico, politico, certamente, al Nagorno-Karabakh, perché appunto alla fine del Novecento eravamo confrontati con un altro spettro appunto di un genocidio, potenzialmente di un genocidio in corso. Nel 1994 entra in vigore un accordo di tregua che di fatto è un trattato internazionale firmato dall'Azerbaigian, dal Nagorno-Karabakh e dall'Armenia. E inizia un lungo percorso, un lungo periodo di negoziati sotto l'egida dell'OSCE e implementati dal cosiddetto gruppo di Minsk. Sono 12 paesi, di cui 3, Federazione Russa, Francia e Stati Uniti, sono i diretti co-negoziatori. Ora, stiamo entrando nel 21° anno dell'attività del gruppo di Minsk. E dei co-negoziatori. Alcuni critici in qualche modo additano il gruppo di Minsk per non aver ancora elaborato o implementato
un accordo di pace. Noi sappiamo che la pace si fa non da parte dei mediatori, ma da parte degli attori direttamente coinvolti. In una situazione di questo genere naturalmente servono compromessi piuttosto importanti da tutte e due le parti. Credo che il risultato più importante dell'attività del gruppo di Minsk e dei co-negoziatori sia stato quello di evitare una re-escalation militare su larga scala in una regione così cruciale per l'Europa così come per l'Eurasia. Ricordiamo quanto è importante in termini strategici e anche in termini la regione e anche la sicurezza e la stabilità regionale, sia in termini appunto di sicurezza tout court che in termini di sicurezza energetica. E qua c'è una coincidenza di interessi tra quelli armeni per la sicurezza e la stabilità regionale e quelli, se vogliamo, europei, perché appunto una nuova escalation militare nella regione interromperebbe il flusso di idrocarburi, condizionando naturalmente gravi conseguenze di natura macroeconomica. Il gruppo di Minsk elabora più volte delle proposte che in qualche modo includevano le paure ma anche le aspettative delle parti. L'ultimo documento sul tavolo si basa appunto su quello che si chiama il documento di Madrid, dopo il elaborato e presentato, reso parzialmente pubblico dopo il summit dell'OSCE a Madrid, e si basa su tre principi del diritto internazionale e dell'atto finale di Helsinki. Il divieto dell'uso o della minaccia dell'uso di forza nella composizione dei conflitti, il principio di autodeterminazione dei popoli e il principio dell'integrità territoriale, seguito da sei componenti dell'accordo resi pubblici, ed è l'invio delle truppe di interposizione internazionali nell'area e il ritiro delle forze del Nagorno-Karabakh dalla zona di cuscinetto, della buffer zone, che si trova al di fuori dei confini amministrativi del Nagorno-Karabakh vero e proprio, che è l'unica garanzia tra l'altro oggi di sicurezza per la popolazione del Nagorno-Karabakh, il rientro dei profughi, un legame territoriale fra il Nagorno-Karabakh e la Repubblica d'Armenia, uno status intermedio di soggettività internazionale per il Nagorno-Karabakh e la determinazione in futuro attraverso strumenti legali vincolanti dello status finale del Nagorno-Karabakh. Bene, l'Armenia a partire dal 2009 si è allineata con questa che è la posizione della comunità internazionale. L'Azerbaigian no. L'Azerbaigian rifiuta di negoziare con il Nagorno-Karabakh, quindi l'Armenia ha la doppia responsabilità appunto. C'è un fenomeno nuovo, piuttosto pericoloso, e mentre, sa, gli anni della guerra in Nagorno-Karabakh erano condizionati da un massiccio utilizzo di bombe al grappolo, vietate naturalmente da convenzioni relative rilevanti internazionali nell'utilizzo contro la popolazione civile. Ed è in corso negli ultimi 5 anni invece una militarizzazione della diplomazia. L'Azerbaigian non ne fa segreto, lo chiama diplomazia militare e consiste in una continua violazione sistematica del regime di tregua. Il regime di tregua, ricordo, ribadisco, è un trattato da tutti gli effetti, è un trattato internazionale. E lo si fa attraverso appunto l'attività di cecchini e l'attività di gruppi di comando che attraversano la linea di contatto. Quest'estate abbiamo assistito a una escalation senza precedenti, anche questa provocata dall'Azerbaigian, e la notizia, la triste notizia di alcuni giorni fa è l'abbattimento di un elicottero del Nagorno-Karabakh in volo di addestramento non armato sui cieli del Nagorno-Karabakh da parte dell'Azerbaigian.
Le forze armate azere fino ad oggi, con un fuoco di sbarramento, limitano, anzi vietano di fatto l'accesso al sito dell'abbattimento dell'elicottero. Quindi noi NASA non sappiamo niente del destino dei tre piloti a bordo. Cosa ancora più grave è che l'Azerbaigian non nega le proprie responsabilità per l'abbattimento dell'elicottero. In altri termini, mentre l'Armenia e la comunità internazionale si allineano appunto nei loro approcci, nella visione per la risoluzione del conflitto in Nagorno-Karabakh, aggiungerei dal 2007 ad oggi la comunità internazionale e l'OSCE chiedono alle parti di implementare dei mezzi per il consolidamento e azioni per il consolidamento del regime di tregua, come il ritiro dei cecchini, come ad esempio meccanismi congiunti per le indagini sulle violazioni del regime di tregua e in generale delle misure per l'accrescimento della mutua fiducia dei CDM. Bene, l'Armenia insieme al Nagorno-Karabakh è favorevole, l'Azerbaigian continua a negare. Di conseguenza, ecco, io credo che sia piuttosto chiaro che di fronte a un atteggiamento di questo genere, di diniego totale di qualsiasi strumento appunto per il consolidamento del regime di tregua, il governo azero non stia soltanto contribuendo a ledere, a minare le basi per la sicurezza e stabilità regionale, ma è assolutamente responsabile delle conseguenze delle proprie azioni. Io credo che sia necessario intanto parlare di numeri. Se la popolazione della Repubblica d'Armenia è di 3 milioni, la diaspora, cioè le comunità armene nel mondo, sono circa 7 milioni. Certo è che questo numero è sensibilmente aumentato dopo il genocidio. La maggior parte sono dei discendenti dei sopravvissuti appunto del genocidio armeno. Noi nel 2015 commemoreremo il centenario del genocidio armeno. Ed ecco, questo sarà un anno in cui parlare della memoria, non tanto in termini descrittivi, quanto in termini prescrittivi, perché oggi siamo allo stesso tempo in qualche modo spettatori, noi tutti, non tanto attivi di ciò che succede alle minoranze, alle comunità cristiane, ad esempio nel Medio Oriente, negli stessi luoghi dove 100 anni fa veniva implementato il genocidio armeno. Il 2015 sarà anche condizionato da una lotta al negazionismo del genocidio armeno e dei genocidi in generale. Il Novecento credo che il secolo breve sia stato una sommatoria di genocidi progettati, implementati, negati, dimenticati, e appunto questa negazione ha condizionato altri genocidi, altre pianificazioni di genocidi. Per cui dalla nostra prospettiva, ecco, se la negazione di un genocidio è l'ultimo atto del genocidio stesso, è quell'atto che rende perfetto il crimine, no? Appunto progettato, implementato e negato. Io credo che mentre appunto il negazionismo è l'ultimo atto di un genocidio, l'armenofobia, che è un fenomeno nuovo, estremamente pericoloso, sia il primo atto di un genocidio. Noi armeni della Repubblica d'Armenia e delle comunità armene nel mondo, della diaspora armena, ci sentiamo esposti appunto questo nuovo fenomeno, l'armenofobia, ideata e implementata da una capitale che ha un nome e da un paese che ha un nome, da un presidente che ha un nome e un cognome, noto dittatore, Ilham Aliyev, il paese dell'Azerbaigian, la capitale Baku, dove i tagliatori di teste degli armeni vengono elevati a livello di eroi nazionali.
e questo è un pessimo messaggio, è un pessimo messaggio, penso soltanto a quei, se volete, a quei cani sciolti che appunto percependo questo messaggio provenire, no, l'elevazione a livello di eroe, e parlo del caso Safarov di alcuni anni fa, possono essere tentati a replicare certi gesti. Per ciò che concerne la Repubblica, bene, la diaspora armena che è sparsa in tutto il mondo è naturalmente una risorsa straordinaria in termini di circolazione di idee, di continua introduzione di expertise e know-how globali. E allo stesso tempo, nonostante le differenze, ecco, dialettali dell'armeno parlato nella diaspora e nella Repubblica d'Armenia, noi ci consideriamo i due polmoni dello stesso organismo e in qualche modo ci rafforziamo a vicenda. Mi viene a pensare, si parlava prima della comunità armena in Italia, ecco, pochi sanno che il padre della prima navicella spaziale italiana è un generale dell'aeronautica armeno, un orfano del genocidio armeno, salvato dal console Gorini, era il console ad Aleppo, così come il fondatore, viene in mente, dell'Università di Verona, il professor Terzian, un altro armeno con una storia genocidaria nella propria, no, storia familiare. E quindi è stato davvero almeno il Novecento armeno in Italia è stato appunto un Novecento di solidarietà ricevuta, ma di attivismo, di contributo di questi armeni all'Italia come la conosciamo appunto oggi. Il rapporto fra la Repubblica e la diaspora è un rapporto simbiotico, è un rapporto grazie al quale sia la Repubblica che la diaspora si rafforzano e prendono consapevolezza appunto del XXI secolo.